Per questa campagna elettorale, quanto prevede di spendere e come ha intenzione di trovare i fondi? Allora, noi stiamo facendo una campagna elettorale che io mi piace definirla etica perché stiamo riducendo al minimo gli sprechi. Un esempio è il cartaceo. Noi stiamo davvero in pratica rinunciando al cartaceo perché crediamo che in un periodo come questo di forte crisi sia davvero uno schiaffo alle difficoltà della nostra città sprecare molto denaro per una campagna elettorale. Proprio per questo stiamo investendo molto nella rete, nel contatto diretto con le persone e per quanto riguarda le spese che inevitabilmente andremo a sostenere, abbiamo deciso di chiedere poco a tanti e mai tanto a pochi perché sappiamo che questo poi potrebbe significare dover ricambiare alcuni favori durante il corso dell'amministrazione. Noi siamo e vogliamo restare liberi e quindi non accetteremo donazioni importanti, ma al contrario chiederemo ad ognuno dei nostri sostenitori di dare un piccolo contributo. Volendo quantificare le spese, io credo che ci aggireremo intorno ai 10-15 mila euro. Stimo di spendere intorno ai 10.000 euro per la mia campagna elettorale. Questi fondi verranno ricercati attraverso delle iniziative di autofinanziamento e poi anche le liste che mi sostengono mi daranno un appoggio. A fine campagna elettorale queste spese verranno rendicontate e resi ufficiali. Allora, io sono la prima esperienza, quindi un'idea ben chiara di quanto si potrebbe arrivare a spendere, non ce l'ho, però ho fatto un budget e spero di non sforarlo, lo tengo per me perché chiaramente sono considerazioni mie personali, i fondi userò solo ed esclusivamente quelli miei personali, lungi da me chiedere a qualcuno, quindi spero di riuscire insomma con le mie forze a coprire tutta la campagna elettorale. Spenderò pochissimo e ringrazio sin da ora l'aiuto che mi danno gli amici veri. Io non ho partiti dietro, quindi non ho sovvenzioni, ma questo non mi spaventa. Faremo una campagna elettorale sobria, fatta più di contenuti che non di risorse economiche. Anche la scelta del camper ne è stata la dimostrazione, perché non ho bisogno di una sede dove accogliere i cittadini, ma a me piace andare tra i cittadini. Questo è stato sempre il mio modo di fare politica e continuerò a farlo. Beh, la mia campagna elettorale sarà una campagna sobria, con dei fondi molto misurati, ma del resto è nel mio stile e nello stile del centrodestra e degli amici che mi contornano. E faremo pochi manifesti. Noi la nostra campagna elettorale la faremo vicino ai cittadini e vicino agli elettori. Ci preoccuperemo più che mostrare manifesti, mostrare o apparire, perché le apparenze sì, sono utili, ma fino a un certo punto. Noi siamo interessati alla sostanza e alla soluzione dei problemi, per cui cercheremo di spiegare quale sarà il nostro agire e come risolvere i problemi. Non solo l'analisi, ma il problema fondamentale è la soluzione del problema. Gli altri, certo, spenderanno molto di più di quello che noi spenderemo. Noi contiamo, io ho preventivato una decina di mila euro, non di più. Del resto io lavoro e vivo con il mio lavoro, non sono un politico. E in base alle mie risorse, alle mie possibilità, ho preventivato questa somma. Altri sicuramente spenderanno molto di più perché avranno avuto finanziamenti magari da parte di imprenditori importanti, anche di fuori della città. Però poi correranno il rischio di dover pagare qualche cambiale politica. Io questo rischio non lo correrò. Allora, per questa campagna elettorale abbiamo preventivato una spesa minima di qualche migliaio di euro, non prenderemo contributi da imprenditori privati e ci sosterremo con risorse personali del candidato sindaco e con una colletta, una piccola colletta che effettueremo tra gli amici delle due associazioni. Abbiamo inteso interpretare così un momento importante della nostra comunità e quindi saremo presenti sul territorio, non abbiamo bisogno di sedi elettorali, ma andremo noi ad incontrare i cittadini in ogni strada, in ogni via, in ogni piazza, in ogni contrada del nostro territorio.
Considerando che per la campagna elettorale del 2014, che mi ha visto impegnato per la campagna elettorale per la Regione, ho speso poco più di 1.800 euro, credo che per una campagna su un territorio superiore a 70 km quadrati circa spenderemo molto meno. E per reperire i fondi lo faremo come abbiamo sempre fatto anche in passato, con forme di autofinanziamento, con eventuali donazioni, sponsorizzazione di amici e qualcosa di mio. Ecco, così faremo questa campagna elettorale. Il lavoro che manca è uno dei problemi che interessano tante famiglie ortonesi. Per offrire una soluzione si batterà per riaprire la strada delle assunzioni pubbliche dirette ed indirette al Comune o chiederà alle grandi imprese e alle imprese locali di investire e assumere ad Ortona? Allora, io personalmente non credo molto nel pubblico come portatore di posti di lavoro, al contrario io ritengo che troppo spesso in passato si sia ricorso all'amministrazione comunale come se fosse un ammortizzatore sociale. Per cui noi più che promettere posti di lavoro nella pubblica amministrazione ci concentreremo sulla creazione di opportunità di sviluppo per i privati che vorranno investire all'interno della nostra città. Ovviamente su ogni settore noi abbiamo le idee molto chiare, partendo dal turismo, dalla cultura, dal commercio. Queste sono le economie urbane che garantiranno alla nostra città di poter competere all'interno di un mercato sempre più globale. Allo stesso tempo investiremo tantissimo nell'attrazione di investitori per quanto riguarda l'area industriale e l'area artigianale del nostro comune, per cui dovendo scegliere su cosa concentrarci, noi ci concentreremo sicuramente sull'attrazione di investitori privati. Mi sembra molto illusorio pensare di portare occupazione a Ortona attraverso assunzioni o al comune o nella pubblica amministrazione, come molti hanno cercato di fare in questi ultimi anni. Io invece sposto la mia attenzione verso investimenti che io devo andare a cercare e portarli a Ortona, investimenti che possono essere anche stranieri. E in questa operazione la macchina comunale deve dimostrare di essere efficiente e rispondere velocemente alle richieste del mercato. Allora, per quanto riguarda il lavoro, che io credo sia il tema veramente più importante di questo territorio, cercherò innanzitutto come comune di fornire al cittadino anche un punto di ritrovo, e questo l'ho anche detto ieri durante l'inaugurazione della sede elettorale, uno sportello sociale per lo sviluppo e il lavoro. Che cos'è? Sarà uno sportello dove si può raccogliere domanda e offerta, quindi le esigenze di ogni azienda che è presente sul territorio ma anche nei territori limitrofi e quelle che sono le professionalità e le competenze di chi purtroppo il lavoro lo sta cercando. Quindi si lavorerà in sinergia con i centri per l'impiego, con le associazioni datoriali e con le associazioni di categoria, quindi le organizzazioni sindacali, per cercare di trovare un impiego a chi lo sta cercando, ma anche di rispondere magari ad aziende che stanno cercando, ripeto, professionisti, competenze, insomma. Ci sarà un censimento di tutti coloro che oggi il lavoro non ce l'hanno, ma sicuramente sfrutteremo anche le associazioni datoriali per cercare di andare incontro alle esigenze dell'azienda. Io non credo di poter fare di queste promesse, anche perché il Comune non assume persone, non promette posti di lavoro, perlomeno io non lo farò. Io non prometto lavoro ai disoccupati. Un amministratore, una buona amministrazione deve creare le condizioni per creare l'occupazione. Questo lo faremo attraverso investimenti, attraverso incentivi a tutte le attività produttive che vorranno insediarsi sulla nostra città. Lo faremo attraverso lo sviluppo del comparto turistico e agricolo. Lo faremo attraverso l'incentivazione delle comunità di cooperative che dovranno vedere soprattutto i giovani protagonisti. Lo faremo stando vicino e supportando le start-up innovative, mettendo a disposizione luoghi di coworking in cui potranno appunto utilizzare strumenti informatici gratuitamente almeno per un anno. Il primo interesse della mia giunta sarà quella di stare vicino agli imprenditori di Ortona, che sono stati dimenticati dalla precedente giunta di centrosinistra. Noi valorizzeremo tutte le risorse di Ortona e in particolare quelle imprenditoriali. Noi abbiamo la fortuna di avere imprese che
competano sia a livello nazionale che a livello internazionale. E penso alle cantine, penso alle attività agricole, all'attività del commercio, all'attività del turismo, al porto, che deve essere una risorsa per l'intera città e non per solo esclusivamente per alcuni o un solo imprenditore, ancor peggio. Noi valorizzeremo tutte queste risorse. Certo, c'è anche da fare nell'ambito del comune, perché bisogna vedere quali sono le risorse umane e come meglio distribuirle, e se c'è la possibilità anche ampliare per dare più servizi, così come per creare un ponte con l'Europa e quindi consentire anche non solo al comune, ma anche agli imprenditori di Ortona di avere un collegamento con Bruxelles per ottenere più finanziamenti e quindi per rilanciare l'economia della città. Per quanto riguarda il lavoro pubblico, intanto bisogna precisare che la finalità del lavoro pubblico è quella di dotare la macchina amministrativa delle necessarie professionalità, e in questi anni c'è stato un blocco quasi totale della possibilità di assumere da parte degli enti locali. Sicuramente il Comune di Ortona ha bisogno di vigili urbani, di tecnici, di informatici e di educatrici d'infanzia innanzitutto, e quindi appena possibile, appena l'ordinamento normativo in materia lo consentirà, si parla in questi giorni ad esempio di un ampliamento della possibilità assunzionale, sicuramente faremo tutto il possibile per rendere adeguata la dotazione del personale del nostro comune. Per quanto riguarda il lavoro privato, sicuramente l'amministrazione comunale si farà carico di sollecitare le attività imprenditoriali che operano sul nostro territorio al fine di consentire ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ma anche a coloro che devono essere ricollocati sul mercato del lavoro, di giocarsi le loro opportunità. E a tal proposito metteremo in campo una serie di iniziative per sostenere tutte le attività imprenditoriali e tutti coloro che vorranno venire ad investire nella nostra città. Premesso che nessun sindaco può creare lavoro, una buona amministrazione può solo creare i presupposti per generare lavoro, incentivando tutte quelle attività che possono valorizzare e promuovere il territorio a discapito di quelle altamente impattanti. Che cosa intende fare concretamente per attirare nuove attività produttive ad Ortona? Un primo intervento è quello di infrastrutturare la zona industriale, che attualmente non è degna della modernità. Ci sono alcune carenze che sono insopportabili, ad esempio manca l'illuminazione pubblica, manca una rete fognaria efficiente e soprattutto c'è un problema per quanto riguarda il collegamento con il casello autostradale. Noi dobbiamo far sì che la nostra città sia competitiva e che possa attrarre nuovi investitori, e la prima cosa da fare è proprio creare le condizioni affinché ci sia questa possibilità. Allo stesso tempo dobbiamo far sì che le imprese che attualmente sono presenti nel nostro territorio non decidano di andare via. È per questo che noi presteremo grandissima attenzione all'ascolto, cercheremo di fungere da facilitatori per tutti coloro che vorranno investire nella nostra città. Per quanto riguarda poi gli altri settori, oltre all'industria, all'artigianato, ovviamente presteremo grandissima attenzione alle economie urbane e a tutte le possibilità che ci sono della nostra città per creare posti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni che troppo spesso sono state costrette ad abbandonare la nostra città per assenza di lavoro. Noi vogliamo far sì che andare via sia una delle possibilità della vita e non una necessità. Ecco, una prima operazione sarà quella di prendere in gestione diretta la zona industriale, che come ben sappiamo sta morendo. Invece noi cerchiamo di invertire questa tendenza, attirare investimenti, insediamenti produttivi, in maniera da creare lavoro, ma lavoro per tutti e non per i soliti amici e pochi intimi. Allora, Ortona, lo dicevo anche prima, bisogna soprattutto renderla attrattiva, quindi oggi il motivo per arrivare ad Ortona potrebbe essere che c'è un'ottima viabilità, c'è un ottimo collegamento con l'autostrada, c'è un ottimo collegamento con il porto, c'è un ottimo collegamento ferroviario, quindi bisognerà fornire alle aziende anche la possibilità di dire sì, vado ad Ortona perché magari da un'altra parte o in un altro comune questo non c'è. Quindi mi viene in mente, come dicevo anche prima, per quanto riguarda la revisione dell'aspetto tributario e fiscale locale, si potrebbe anche pensare di fornire a queste aziende uno sgravio qualora decidesse di fare investimenti sul territorio ortonese.
La prima cosa sarà assumermi la responsabilità di risolvere il problema della zona industriale, riqualificando l'area, magari anche con convenzione con le imprese, con le ditte esistenti, per la realizzazione e il completamento di tutti i servizi mancanti. E sicuramente incentiveremo tutte le attività produttive che vorranno insediarsi in città, a patto che siano tutelate la salute della città. Questa è la nostra priorità, quindi ben vengano nuovi insediamenti, ma che rispettano e che siano in linea con la nostra idea di nuova città. Detto questo, supporteremo sicuramente le comunità, le cooperative di comunità per favorire l'occupazione giovanile, supporteremo le start-up innovative mettendo a disposizione luoghi per il co-working dove appunto ci saranno strumenti informatici a disposizione gratuitamente per almeno un anno. Noi intendiamo allearci con le migliori menti e con le migliori imprese locali. Penso alle cantine sociali, le quali hanno la fortuna di essere già all'avanguardia sia nel mondo nazionale che in quello internazionale, le quali non possono essere delocalizzate e questa per noi è una fortuna, perché abbiamo visto imprese che se ne sono andate perché hanno trovato più conveniente aprire stabilimenti all'estero piuttosto che ad Ortona. Ma l'agricoltura non la possiamo trasportare all'estero, rimarrà qui. Le nostre eccellenze dell'uva, del vino rimarranno qui e noi saremo alleati con loro. Noi inverteremo la rotta dell'economia perché per 5 anni sono stati abbandonati, non hanno avuto come alleato l'amministrazione. L'amministrazione tornerà ad essere alleata di tutti gli imprenditori di Ortona e cercherà di diminuire le tasse e di accompagnarli anche verso i finanziamenti e per questo stiamo pensando anche alla concessione di microcrediti per quanto riguarda le nuove start-up, per quanto riguarda i nuovi imprenditori, per quanto riguarda i giovani professionisti. Noi saremo con voi, saremo con tutti quelli che vogliono il bene di Ortona, con tutti quelli che vogliono far rinascere Ortona. Per rendere il nostro territorio competitivo e attirare così nuovi investimenti sono necessarie 2 tipologie di intervento, infrastrutture fisiche e infrastrutture di tipo digitale. Per quanto riguarda le infrastrutture di tipo fisico, quindi parliamo di infrastrutture viarie, quindi penso ad esempio al collegamento porto autostrada che è in corso di completamento e quindi solleciteremo soprattutto la provincia a terminare i lavori, penso al completamento di tutte le infrastrutture portuali, penso al dragaggio del porto. Penso ad esempio al recupero delle aree improduttive, le aree demaniali improduttive che si trovano nelle aree portuali o addirittura nelle aree della zona industriale. Oggi questo tipo di iniziativa è sicuramente possibile anche con la istituzione dell'autorità di sistema portuale. Penso ad esempio a sollecitare la Regione affinché includa nell'Agenzia regionale per le attività produttive, l'ARAP, anche l'area del consorzio industriale della Marrucina, quindi di Ortona in particolare. E per quanto riguarda invece le infrastrutture digitali, fortunatamente troviamo una situazione abbastanza avanzata in quanto nel 2014 la Giunta Comunale di allora, di cui facevo parte, ha adottato tutte le iniziative necessarie per implementare in maniera efficace e funzionale la cosiddetta amministrazione digitale, quindi una serie di servizi che verranno resi alla collettività in genere, in particolare anche alle imprese, attraverso un portale di nuova generazione che riuscirà a rendere alle imprese tutta una serie di servizi in linea con quella che è la normativa vigente in materia. Per fare questo abbiamo dovuto realizzare però prima delle infrastrutture che consentissero al Comune di Ortona, in particolare alle sedi degli uffici e alle scuole, di poter collegarsi alla rete a fibra ottica e quindi questo tipo di iniziative sono state già poste in essere. Dobbiamo semplicemente implementare un portale di nuova generazione che già è stato commissionato nel luglio 2014 e che dovrà essere appunto integrato con quelli che sono i sistemi informativi comunali. Riprendere subito i 2 spazi dedicati alla zona industriale, alla zona artigianale, cioè rivisitare questi spazi, renderli più appetibili per far sì che eventuali industrie, eventuali attività possano approfittarne.
Allo stesso tempo creare uno sportello per intercettare i progetti europei, fare in modo che Ortona possa diventare una città in linea con altre città europee per quanto riguarda l'intercettazione dei fondi europei e poi soprattutto stimolare le persone a un nuovo modo di approcciarsi al mondo del lavoro. È l'esempio classico che faceva un amico: una matita, un asciugamano e un computer. Che vuol dire? Una matita per creare, generare qualcosa, un asciugamano perché bisogna sudare nel cercare di trovare l'idea, il progetto giusto, e il computer per espandere, esportare questo che si crea in tutto il mondo.